Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nuova puntata di Chi ci capisce, a noi due è bravo, in compagnia di Antonio Saffioti, ovviamente del sottoscritto. Un saluto da Antonio e a tutti i nostri amici web ascoltatori. Bene, 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 bene. Questa sera si parlerà di qualcosa che sono sicuro che interesserà a tutti, ovvero come nasce un libro, come nasce, diciamo, una storia, come è nata anche la voglia di Antonio di scrivere. E ne parleremo diffusamente, visto che non solo lui ha scritto un libro, ma addirittura ce n'è uscito. Ma non diciamo altro e voglio subito dare la parola ad Antonio per chiedergli come è nata, insomma, la sua voglia di scrivere e soprattutto come nasce realmente un libro. Ok. Allora, io devo dire, probabilmente di non essere mai stato appassionato di scrittura, anche perché mi veniva un po' difficile in passato scrivere, però anche quando ero bambino non ne avevo tanta voglia. Le uniche esperienze di scrittura l'ho fatte giustamente a scuola, quando mi venivano assegnati i temi, no? Sì. Con tutti i bambini, no? Il primo tema di rilievo l'ho scritto, ricordo, in quinta elementare, ed era un tema sul circo, perché io quando ero bambino ero molto appassionato dei circhi. Mio zio, quando c'era un circo nelle vicinanze, mi portava sempre. E in più, in quel periodo, dato che vicino a casa mia c'era l'area dedicata ai circhi, dove venivano fatti tutti i circhi, in quel tema racconta la mia conoscenza con un artista circense. Circense, che in pratica durante che c'era il circo veniva a casa mia per telefonare, perché il figlio in quel periodo non stava bene, quindi poi mi regalò un libro sul circo, il circo di Roma, il circo Roma si chiamava, che all'epoca era molto famoso. Sì. Quindi poi ho raccontato tutta la storia con questa signora, poi ho raccontato pure che una volta, quando mia madre insegnava in Sicilia, incontrai questa signora in Sicilia, poi pure. Le coincidenze. Quindi poi venne pure un bel tema che la maestra avesse a tutta la classe, quindi quello è stato il primo esploit dei tuoi libri, ecco, del tuo rapporto. Poi un altro tema che ricordo molto fu alle scuole superiori, era un tema sui nostri miti artisti o personaggi famosi, anche che in quel caso il libro, poi il tema venne letto tutta la classe, perché io nel parlare del calciatore Zidane, ecco, quando ancora era la Juve, però non quando diede le testate, però all'epoca aveva la testa a posto, e dissi che mi riconoscevo molto in lui, perché come lui dribblava gli avversari, io dribblavo i problemi della vita. Sì. E questa fu una frase che piacque molto a tutta la classe, e poi giustamente pure in quel caso dei miti della musica, quindi mito italiano Vasco Rossi all'epoca.
perché all'epoca era ancora in buone condizioni Beh. fisiche. Poi giustamente Freddie Mercury, come dicevamo la sua volta, pure agitai lui. Sì. Poi un altro tema bello che feci fu per fortuna l'esame di maturità, in cui parlai delle nuove tecnologie, e Sì. raccontai pure qualcosa all'epoca visionario come la futura nascita dei social, anche se all'epoca in fase embrionale, io parlai di questi temi. Sì. Poi per un paio d'anni il nulla, non ho scritto niente, solo gli SMS scrivo. Solo SMS. Molto social, però diciamo un po' più datato, visto che parliamo di SMS. Si risale a più di 15 anni fa questo periodo. Poi il mio ritorno alla scrittura c'è stato nel 2006 con la prima tesi. In quell'anno mi cimentai proprio sulla scrittura. È vera, perché la tesi non si deve saper scrivere, no? Che all'epoca avessi pure un libro di Umberto Eco che spiegava come scrivere una tesi. E quindi là dico che tutto sommato andò bene, perché in quell'occasione mi occupai di un tema a me caro come l'inclusione scolastica. Poi, Sì. per altri 4-5 anni in nulla. L'anno in cui mi venne una impressione, voglia di scrivere, è stato nel 2011, di questo periodo, febbraio-marzo, in pratica persi la testa per la ragazza più bella e stronza dell'Eurozona, quindi dell'intera Europa. E cosa scattò nella mia testa? Dove questa ragazza era appassionata di Fabio Volo, che all'epoca aveva scritto già 5 libri. Io comunque mi sono messo a leggere tutti questi libri di Fabio Volo, ne ho letti 5 in 2 mesi, pure meno. Devo dire che non è una cosa da consigliare a leggere libri. Ah no, non ti Di piace? Fabio, perché secondo me sono un po' scopiazzati, è tutto uguale. Allora io poi per circa un mese, come un cretino, ho iniziato a scrivere un diario, però ho abbandonato dopo un mese l'idea, perché era difficoltoso per me scrivere in quel periodo. Però poi quell'anno, verso maggio, mia sorella doveva fare la maturità, e quindi insieme l'ho aiutato a scrivere la sua tesina di maturità, che abbiamo intitolato Il valore della diversità. Ah. In pratica, in questa tesina si parlava di disabilità, parlando dello sterminio
nazista, lei li sa bene. Poi parlando della tecnologia applicata alla disabilità, poi parlando anche di altre diversità, quindi facciamo la storia di Pasolini con un commento al suo film più scabroso che è Sodoma. 120 gradi di Sodoma, sì. Sì, quindi era una tesi un po' forte, di solito i ragazzi a quell'età non scrivono di questi temi, anche perché io con mio rammarico devo dire che in più di 20 anni di università nessuno mi ha mai raccontato la vita di Pasolini, di Pavese, di Badaglia. Quindi tutti i poeti e scrittori contemporanei, perché già all'epoca non si arrivava col programma su quegli argomenti che erano già lasciati. Però noi abbiamo deciso insieme a mia sorella che avremmo parlato di Pasolini. Ma che anno era? Tua sorella Il soprattutto, quanti anni ha? 2011 è stato. Mia sorella aveva 18 anni, perché la primina. Però devo dire che io, quando io ho proposto questi temi, lei è stata subito d'accordo ad occuparsi di questo. Pure potuto mandare a quel paese, ma per fortuna ha accettato subito Di buon l'idea grado. di parlare di questi temi, temi forti. In quel periodo mi diede la spinta a scrivere, pure a fare delle cose impossibili, una citazione che avesse in un libro di Fabio Volo. Ed è questa. È una frase di Bakunin, un rivoluzionario russo, quindi che aveva le mie stesse idee politiche. Però molto spesso chi ha delle idee politiche come le mie combinavo. Questa frase è la seguente: ricercando l'impossibile, che l'uomo ha sempre realizzato il possibile. Coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che appariva loro come possibile, non hanno mai avanzato di un solo passo. Quindi, come capite bene, una frase del genere, un ragazzo innamorato può creare dei seri danni, perché ti spinge pure a fare il passo più lungo della gamba. Però questa frase mi ha dato l'input per cercare di rivoluzionare il mondo che mi circonda. Io infatti l'ho letta proprio per questo. Che io prima ho criticato Fabio, però nei suoi libri molto spesso ci sono delle citazioni molto significative. E con questo si termina il mio periodo di scrittura nel 2011. Poi giustamente ho ripreso a scrivere verso ottobre, perché mi sono poi laureata a gennaio, quindi ho scritto la seconda tesi su una convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi anche Giustamente. in quel caso ho scelto la via più vicina a me, ma devo dire che è stato pure
complicata, perché non è facile parlare di questi temi in modo esauriente, però in quel periodo un dottore amico di mio e di mio padre mi regalò un libro di Gramsci in cui erano raccolti tutti i suoi scritti sul tema dell'indifferenza. Devo dire che questa frase che tra poco leggerò l'ho inserita nella conclusione della tesi. E da quel momento questa frase, che è una delle più famose di Gramsci, ha iniziato a ispirare la mia vita presente e futura. La frase all'inizio è la frase "odio gli indifferenti", vivere significa essere partigiani, però poi la cosa che a me colpì molto fu la prosecuzione di questa frase, perché in realtà si tratta di un saggio di Gramsci, uno dei primi che scrisse. E dice così: tra l'assenteismo e l'indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a svolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto nel quale rimangono vittime tutte, chi ha voluto e chi non ha voluto. Non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era attivo e chi indifferente. Capite bene che questa frase, scritta esattamente 100 anni fa, ancora oggi è attuale. E capite bene che in una persona con gli ideali simili a Gramsci questa frase può essere motivo di ispirazione, può essere scatenata un autentico terremoto nella mente, oppure cambiarla. Io devo dire che non è mai stato del tutto indifferente, però questa frase mi ha dato la carica in quel periodo e me la continuo a dare adesso. Infatti nella mia stanza è stampata questa frase. L'ho vista. Sì. L'inizio, ma cioè, è stampata. No? Quindi questo mi ha ispirato a non essere indifferente sia sul piano sociale che sul piano della mia vita. Quindi da quel periodo ho capito che dopo la laurea avrei provato a raccontare le mie giornate, la mia vita, come faccio da quel giorno, scrivendo anche delle cose che molto personali, che molte volte mi causano le critiche dei miei parenti, della mia famiglia, perché racconto proprio tutto, pure le cose che posso evitare di raccontare. Poi, per farla breve, nel 2012 poi scrissi la tesi e iniziai poi a lavorare ad un progetto per la persona anziana, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali,
questo progetto si chiamava Elevazione, Reti Azioni per gli anziani. Allora io mi sono trovato in un team in cui c'ero io laureato in giurisprudenza, una ragazza che era sociologa, e poi due ingegneri, uno elettronica e uno informatico. Quindi i più adatti a questo progetto erano gli ingegneri, perché si doveva creare una sorta di piattaforma online. E non devo dire che in quel periodo io avevo la schiena a pezzi, ero costretto ad utilizzare un busto molto scomodo, però lo stesso ho iniziato questa avventura lavorativa. Devo dire che all'inizio sia io che la coordinatrice del progetto abbiamo avuto serie difficoltà a ritagliarmi un mio spazio lavorativo, però dopo poco tempo la coordinatrice mi affidò la scrittura mensile di un magazine che si chiamava Relazione con il progetto. Quindi da quel momento io mi occupavo mensilmente di questo magazine online. Quindi lo creavo con il Word, poi creavo il PDF e poi un su una piattaforma di magazine online. Quindi lì mi toccava proprio fare lavoro quasi giornalistico, no? Un mese. Dovevo trovarmi gli argomenti, raccontare antiche tradizioni per gli anziani, perché era rivolta alle persone anziane. Quindi poi iniziò a inserire la ricetta. Poi la cosa bella è stata che io mi occupavo pure dell'aspetto grafico di questo giornalino, e quindi lì ho iniziato proprio a scrivere seriamente. Non nascondo che era molto faticoso questo, per me, perché all'epoca utilizzavo il mouse normale, quindi facevo fatica a cliccare. Poi l'ufficio era in un luogo umido e freddo, quindi ogni volta dovevo combattere con le mani gelate e tutto questo. Che ne consegue, però. Antonio, ti posso fare una ti vorrei bloccare solo un attimo, perché vorrei farti una domanda che penso che interessa un po' a tutti. Tu quando hai scritto la tesi, l'hai scritta, adesso parlavi del mouse, ma che difficoltà avevi tu materialmente a scrivere la tesi? Tu che comunque sei diciamo, in condizioni di disabilità, cioè quanto tempo ci mettevi rispetto a una persona che invece non ha una disabilità a scrivere una Diciamo pagina? che nel 2011 andava abbastanza bene, poi a seguito delle fratture delle vertebre ho iniziato ad avere serie difficoltà, perché con il busto giustamente avevo più difficoltà a muovere il mouse. Quindi devo dire che è stata molto dura all'inizio, perché ho stravolto proprio il modo in cui utilizzavo il mouse. Perché prima mi inserivo sotto il tavolo e muovevo il mouse, poi con il busto dovevo mettermi un supporto sotto i bracci e utilizzare il mouse direttamente dalla carrozzina. Però, come si dice alla media, buttando e buttando ci sono riuscito
a svolgere il mio lavoro fino alla fine del progetto. In più, in quel periodo iniziale pure ad occuparmi del profilo Facebook del progetto, e quindi in quel periodo iniziai proprio a scrivere in modo più professionale. Devo dire che in quel periodo mi aiutò molto l'aver conosciuto molti amici che da quel periodo non mi hanno più abbandonato, perché sono diventati la mia forza. Quindi conobbi Valerio, Salvatore, Marco, che poi mi aiutò a scrivere il primo libro, il primo libro insieme a me. Senza di lui non sarei stato capace, perché io quando inizio a scrivere poi divago, quindi sei stato capace di scrivere un po' adesso. E poi, quindi, conoscendo queste persone che ora si occupano di comunicazione, sia social che poi, Valeria, per esempio, è diventata da poco giornalista della Gazzetta del Sud. Quindi mi vanto di avere un'amica giornalista abbastanza brava. Poi Salvatore, col quale sto scrivendo il secondo libro, pure lui mi diede delle dritte, soprattutto sulla comunicazione social. E quindi da loro ottenne maggiore ispirazione per iniziare a scrivere. Devo dire che gli articoli scritti per il magazine del progetto, con alcune giuste aggiunte e ammodernamenti, li ho usati pure nei primi tempi, per cui ho iniziato a scrivere per il mensile, la mensile non solo. Molti di quegli articoli mi hanno consentito per un anno di campare di rendita, un po', che ce l'avevo già pronto, bastava riproporre. Però ultimamente su quel mensile che ricordo da mezzo non so, sempre seguite il mio profilo Facebook, troverete ogni mese i miei articoli. Ho iniziato poi a prenderci gusto, ecco, e quindi a scrivere di sana pianta il nuovo articolo, facendo una cosa molto furba, inserendo pure in ognuno di questi articoli qualche concetto a me caro. Per esempio, faccio un esempio recente. Per esempio, nell'ultimo numero ho parlato della tradizione del rito dell'uccisione del maiale. Quindi raccontando tutto il raccontabile su questo argomento, però la mia premessa è stata quella di collegare l'uccisione del maiale alla fattoria degli animali di Orwell, no? E quindi ne ho approfittato per mettere dei paletti e per dire per l'ennesima volta il mio dissenso verso lo stalinismo, e quindi quello che ha comportato per gli avversari politici che avevano le mie stesse idee
che ho adesso, ma non lo so, no. Ha espresso 100 anni prima. Mi riferisco soprattutto a Trotsky, il grande Trotsky. Che negli ultimi periodi ho letto molto, ho studiato molto, quindi in ogni articolo ci inserisco il tema culturale, politico, sociale. Per esempio ho parlato dell'antico mestiere del bracciante, sottolineando il lavoro del bracciante agricolo è tutt'altro che antico. Assolutamente, anzi. Parlando poi giustamente di San Ferdinando, del ghetto di San Ferdinando e del caporalato, quindi ultimamente devo dire che ci ho preso molto gusto, anche perché adesso col programma che utilizzo, col movimento del naso, faccio molta meno fatica. Non è semplice, però riesco meglio di prima, cosa importante, che non mi stanco. Quindi poi una volta fatto, ho parlato pure di questa esperienza, sul mensile la mese non solo. La cosa importante è stata questa, che nel 2015 mi è venuta un'altra enorme voglia di scrivere. Ecco. In quel periodo avevo moltissime difficoltà a scrivere, che la condizione si era modificata ancora una volta, quindi avevo intenzione all'inizio di scrivere un libro con tono satirico sulla mia città, però abbandonare presto l'idea perché non mi veniva l'idea. Quindi ho detto, perché raccontare di Lamezia quando io posso raccontare la mia vita? Quindi poi, come tutti sanno, mi sono rivolto per dopo qualche mese a Marco Cavaliere, il mio primo libro è stato scritto di ufficiale da me e da Marco, però in quel libro ho coinvolto tutta la mia famiglia, quindi ne è venuto fuori un racconto corale, come capiranno bene gli spettatori che hanno letto il mio primo libro. Quindi lì, in quel libro, dato che io avevo difficoltà a scrivere, io raccontavo a Marco i vari avvenimenti. Ed è in quel libro, scritto da me, c'è solo la conclusione, dove in pratica faccio un manifesto delle mie idee sociali, politiche e di vita. Quindi di mio c'è scritto solo questo. Devo dire che rispetto al libro che sto scrivendo adesso, in quel periodo ho avuto serie difficoltà a fare le dovute correzioni, però per fortuna il più del lavoro di scrittura lo fece Marco quella volta. Quindi poi il libro andò molto bene, facendo una donazione sia all'associazione Girasole che al centro Nemo di Messina, dove mi curo. Poi giustamente c'è la promozione del libro, altri problemini di salute
per 2 anni mi sono fermato a scrivere. Il libro uscì poi ad agosto del 2016, quindi fino all'anno scorso mi sono riposato nello scrittore. Ho continuato lo stesso ad raccontarmi sui social, poi ho iniziato a scrivere per menzione di cui parlavo prima, e poi per un po' mi sono riposato. Poi in questo periodo ho avuto dei seri problemi respiratori, quindi poi a giugno poi di quest'anno mi sono ricoverato per effettuare la tracheostomia. Devo dire che prima di partire mi frullava l'idea di scrivere poi un articolo su questa mia esperienza medica, no? Quindi nata prima l'idea di un articolo. Poi l'editrice del mensile per cui scrivo mi fece venire l'idea di fare una sorta di articoli a puntate. Però poi, dopo la tracca, quando sono tornato alla mensile, mi sono chiesto perché scrivere degli articoli a puntate che poi diventano dispersivi. Perché invece non scrivo un nuovo libro su questa esperienza? La prima problema che si pone è che sarebbe stato più un racconto che un libro, però poi man mano che ho coinvolto Salvatore da lì alla scrittura di questo libro, c'è da dire che questo libro non l'ho fatto scrivere a Marco Cavaliere per la distanza che ci separava. Poi però ho maturato soprattutto la scelta di affidarmi a Salvatore, perché Salvatore ha le mie stesse idee politiche e sociali, e in più, cosa importante, come me nella sua vita è molto presente l'aspetto della fede, quindi la fede in Dio, nell'opera di Gesù, no? Quindi, dato che io in quel periodo della tracchia ho avuto un avvicinamento sproposito verso la mia fede, che non viene mai meno, però in quel periodo, come ben capirà, mi sono mi sono affidato di più alla fede. Quindi ho detto è giusto che mi affida ad una persona che ogni giorno, ogni mattina a messa. Ogni mattina? Sì. Hai capito. Sì, mi anche salvato la mattina dopo una breve corsetta. Breve, per un'ora gira tutta la mezza e poi torna a casa, fa la doccia da colazione e poi segue la santa messa, che di solito è perso alle 7 di mattina, quindi ha una vita molto molto attiva sotto tutti i punti di vista. Quindi pure questo mi ha molto avvicinato
a lui, poi facciamo tante cose già insieme, facciamo. È stato facile poi trovarci subito in sintonia. Certo. Quindi appena io gli ho chiesto di scrivere insieme questo libro, lui ha accettato senza esitare. Abbiamo iniziato a scriverlo ad ottobre. Avevamo iniziato a scrivere molto spediti, però proprio purtroppo tra ottobre e novembre ho avuto un po' un crollo psicologico, che ho curato insieme ad uno psicologo, quindi dato che in quel periodo volevo curare la mia mente, giustamente l'ispirazione è crollata, è venuta meno. Quindi poi non ce l'abbiamo fatta, abbiamo rinunciato a presentarlo a Natale, no? Perché giustamente io non avevo pochissima voglia di scrivere e di raccontare. Però per fortuna questo periodo, grazie È al mio passato. psicologo, è passato. Ho risolto tutto in un mese, quindi poi nel periodo di Natale con mia sorpresa mi è tornata l'ispirazione, perché in questo libro alcune parti la scritta di Sara Pianta, Salvatore in base ai miei racconti, però io questa volta ci ho tenuto a scrivere molto più della precedente volta, e quindi ho avuto proprio una sensazione di libertà e di rilassamento mentre scrivevo. Quindi ho notato che mi piaceva sempre di più scrivere. Ora sul libro nuovo, dato che siamo prossimi all'uscita, non voglio Anticipare nulla. fare nulla perché non è giusto anticipare niente. Comunque io ai nostri spettatori mi sento di dire che questo libro è totalmente diverso Il precedente. dal precedente, perché il precedente in 90 pagine parlava di 34 anni di vita, mentre invece questo, con mia sorpresa, è un libro che supera le 100 pagine, quindi una pagina è più lungo del precedente, però è una cosa più condensata, perché parlo di 4 mesi della mia vita. Ma saranno 4 mesi importanti però della Sì. tua vita, sarà cambiato qualcosa Sì. e avrei sentito il bisogno di raccontarlo. Sì. Quindi rispetto al precedente, in questo si vede più il mio lato più intimo, e si capiscono bene i miei sentimenti. E in più spero che sia utile alle altre persone con disabilità, che devono fare delle scelte non per forza drastiche come quella che io ho fatto quest'estate, ma li può aiutare, dargli delle chiavi di lettura e soprattutto degli strumenti per affrontare i problemi della vita. Antonio, guarda, io prima di concludere, io volevo chiederti il Sì. titolo del libro, perché non lo abbiamo detto, e volevo chiederti com'è nato, diciamo, il titolo del libro, se ci puoi dare giusto un'informazione, anche se poi questo sarà Sì. motivo più della presentazione quando sarà stampato e presentato. Con questa risposta concludiamo, perché se no sforiamo sui tempi, quindi
Allora, il primo libro che ho scritto, il titolo Chi ci capisce è bravo, nacque prima del libro, perché era una frase pronunciata da una buona anima del mio nonno materno, il nonno Peppe, che quando vedeva il telegiornale, oppure degli approfondimenti televisivi, diceva alcune volte, che ci capisce bravo. E devo dire che questa frase mi ha colpito sin da piccolo. Quindi poi è una frase che ripeto spesso sia io che mio padre, mia madre e mia sorella. È una frase Ricorrente. storica per la mia famiglia. Quindi là nacque, soprattutto prima, lo posso dire chiaramente che nacque, prima il titolo. Nel secondo libro, la scelta del titolo è stata una cosa molto complicata che è durata 4-5 Addirittura 4-5 mesi. mesi. Devo dire che la scelta del titolo l'ho fatta meno di un mese fa. Allora, questo libro anticipa solo una cosa, una sorta di libro musicale, perché cito molte delle canzoni di musica indipendente che ho ascoltato nei periodi più duri della mia esperienza estiva. Però devo dire che il libro no, è tutt'altro che triste, perché è una sorta del racconto del mio ritorno alla vita di prima, quasi, quasi normale, anche se la normalità non esiste. Assolutamente. Sì. Allora, quindi ci sono molte canzoni nel libro citate, quindi penso che realizzerò pure una playlist del libro per Dai. chi ascoltare un po' della mia musica. Quindi poi l'ispirazione è venuta pure da una canzone. Io nel periodo estivo, no, estivo, ad ottobre, è uscito un singolo dei Subsonica, che sono il mio gruppo di musica elettronica preferito, anche se poi ho aggiunto altri artisti nell'ultimo periodo. Quindi ho ascoltato questo singolo che si intitola Respirare. Questa canzone, perché la sento, è molto simile a In alto mare di Loredana Bertè, che nel ritornello dice In alto mare. Per poi respirare, no? Di questo video, io ti dico, la prima volta ho sentito, ad ottobre l'ho visto, mi ha colpito più il video che La musica, la la canzone. canzone, perché nel video ci sono una sorta di ricordo di varie opere d'arte, tipo gli artisti pazzi come Dalì, Van Gogh, Schiller, che è stato una sorta di pittore erotico che ultimamente ho scoperto e mi piace molto. Poi parlava di respirazione. In pratica questa canzone dice respirare per dimenticare. Capito, quindi
Il tema si prestava molto, la parola respirare si prestava molto all'argomento del libro, che era il miglioramento della mia respirazione, certo. Soprattutto. Quindi a me è venuto subito l'idea, poi in poche settimane fa l'ho riascoltata questa canzone, quindi abbiamo deciso che il titolo principale sarebbe stato Respirare, con poi un sottotitolo che ora vi dirò. La cosa importante qual è stata? Che nel momento della scelta del titolo io avevo letto alcuni testi delle canzoni di Salve, notando che molte delle canzoni di Sanremo parlavano del concetto del respiro. Quindi mi sono accorto che la parola respirare era molto ricorrente, attuale. Poi ho fatto una ricerca internet, ho scoperto pure che il rapper Nesli pure ha scritto una canzone che ho sentito. Respirare, un altro mio cantante preferito, Fabrizio Moro, l'ha scritto pure, ma purtroppo c'era pure una frase, una canzone di Gigi D'Alessio, scritta 2 anni fa insieme a Loredana, Bertè. Però io questa cosa la dico oggi, però in fase di presentazione del libro citerò solo i Subsonica. Ah, ecco, banniamo tutti gli altri, ok. Questa è stata una bella anteprima. Comunque poi devo dire che vi anticipo pure che il video dei Subsonica, gli sfondi sono molto simili alla copertina poi, che ho scelto per il libro, però poi con sulla copertina c'è tutto un discorso artistico e fotografico poi da fare in fase di presentazione. Poi. Non sveliamo tutto, non possiamo svelare tutto. Ufficiale, non dico niente. Non lo voglio svelare, ma anche per chiare ragioni di marketing non mi conviene. Certo. Dobbiamo eguagliare il successo editoriale del primo libro. Quindi poi è nato il titolo Respirare, la tracheostomia, scelta e sfida per una vita indipendente. Quindi già in questo sottotitolo c'è tutto il senso del libro, quindi il senso della tracheostomia è stata sì una lotta, ma anche una scelta è stata soprattutto una scelta un po' sopra le righe, devo dire. Comunque non anticipiamo e vediamo appuntamento alla prossima puntata, però ancora non vi anticipiamo al prossimo argomento, perché tutto no assolutamente è in evoluzione. Sì, è un divenire, esatto. Allora, sì. noi le puntate le diciamo di volta in volta, perché il nostro è un confronto in base a quello che è il sentire, si fa la puntata. Non esiste un argomento, non abbiamo una scaletta, non ce l'abbiamo mai. Quindi allora noi ringraziamo i nostri amici web ascoltatori per la pazienza, per il tempo che ci hanno dedicato nell'ascoltarci. Quindi io ringrazio nuovamente Antonio Saffioti per la sua visione che ci ha dato del modo di scrivere. Io vi saluto e vi consiglio a tutti di scrivere, perché la scrittura resta, le parole volano.
Bene, dopo queste parole che restano anche però in video e la scrittura che vi ha consigliato Antonio, Riccardo Cristiano vi saluta per questa puntata di Chi ci capisce a noi due è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.